Dal palazzo di vetro dell'ONU, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato gli attacchi di Hamas, ma ha denunciato 56 anni di occupazione israeliana soffocante ed evidenti violazioni del diritto umanitario, scatenando la reazione stizzita di Tel Aviv e del primo ministro Benjamin Netanyahu. Da sabato gli aiuti internazionali arrivano nella striscia di Gaza attraverso l'Egitto, ma in quantità molto insufficiente. Parte del cibo consegnato non può essere utilizzato perché non c'è né acqua né energia elettrica per cucinarlo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che 2/3 delle strutture sanitarie di Gaza, tra cui 12 ospedali su 35, hanno smesso di funzionare. Il personale dell'ospedale Al-Shifa lavora in condizioni disperate. The water pressure is so low, they are unable to operate the central sterilization machine that we use to sterilize our surgical equipment, and the electricity keeps cutting out, and we're completely dependent on the fuel, which I understand is no longer coming in. Gli Stati Uniti ora dichiarano di sostenere una pausa umanitaria per consentire l'ingresso di cibo, acqua e medicine a Gaza. Questa è stata la posizione sostenuta durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in contrasto con il cessate il fuoco proposto da Russia e Cina e dalle stesse Nazioni Unite. We want to see all measure of protection for civilians and pauses in operation is a tool and a tactic that can do that for temporary periods of time. That is not the same as saying a ceasefire. Again, right now we believe a ceasefire benefits Hamas, a general ceasefire. Secondo Hamas, gli attacchi aerei israeliani su Gaza hanno provocato oltre 700 vittime nelle ultime 24 ore.